Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come sapete il 21 giugno è uscito un Nintendo Direct della durata di 40 minuti che mi ha fatto solamente schifo. Io lo valuterei anche un 6, abbastanza risicato, devo essere molto sincero, lo valuto come un 6 molto risicato. Però ho visto dei giochi che mi sono segnato qui sopra che possono essere molto interessanti, che io proverò a prendere. Forse il secondo è un po' in dubbio, ma gli altri due li proverò per forza. Io partirei dal terzo gioco più interessante che c'è stato in questo Direct, che è Pikmin 4. Signori, Pikmin 4 è un gioco che mai conosco, perché esce a luglio, è nuovo, quindi ho voluto tenere un pochettino più basso, ma è un gioco molto interessante. Io ho Pikmin 3, qua non è che mo voglio prenderlo, però ho Pikmin 3, quindi diciamo che capisco, ci stanno alcune novità interessanti, come l'aggiunta dell'esplorazione di notte, il personaggio che è tutto tuo, nuovi Pikmin, ci stanno robe molto interessanti, solo che essendo un titolo già spremuto, già visto, non è una roba nuova, ho preferito tenerlo al terzo posto, proprio calmo di hype. Come non ha, cioè il gioco ha hype, ma non ha hype da parte mia, che è un nuovo Super Mario 2D Mario Wonder. Tutto il rispetto, sto registrando a caldo, alla fine è passato un'oretta dalla fine, non ho ancora materializzato bene. È un giochino, costerà 60 euro, come credo sia giusto che sia. Ho detto un po' di volte durante la diretta, non mi sembra un gioco da 60 euro, ma capendo è giusto, perché è un gioco di Super Mario, è un gioco che comunque ti smuove anche, solo che è arrivato secondo me è un periodo dopo il taglio della console. Diciamo che può esserci un'uscita cross gen, e al primo posto ho messo, come secondo me molte persone, Detective Pikachu il ritorno, che è il sequel di Detective Pikachu, che ho dedicato anche dei video, l'ho giocato su Nintendo 3DS il primo, ed è sempre stato uno di quei giochi che io ho sempre voluto da provare su Nintendo Switch. Nel 2023 comunque è stato riempito, ma pochissimo, perché oltre a questi non ci sono stati tanti giochi interessanti. Ho detto sì, esagerai se mezzo, ma niente di che. Signori, noi ci vediamo nel prossimo contenuto. Adios ragazzi, e se avete commenti qui sotto.